Bentornati ragazzi, io sono Wasteflash, questo nuovo episodio di The Binding of Isaac. Quindi oggi, siccome ci siamo rimessi al regime con Cuore di Mamma e le altre cose, possiamo fare una grid mod. Successivamente possiamo ricominciare anche con le sfide, dato che abbiamo sbloccato le altre. Quindi oggi tocca a Kaino, che è un personaggio molto interessante da usare nella grid mod. Perché al contrario degli altri personaggi potremmo sfruttare al meglio le fortune telling machine e le altre cose, perché parte con il Lackfoot e soprattutto parte con una chiave. Quindi allora, là abbiamo un Soul Heart, quindi usiamo la chiave subito. Ok, abbiamo l'Headless Baby, non mi piace tanto, non è l'utilità fatta minion. Quindi siccome abbiamo questo Soul Heart anche, proviamo. Fantastico, entriamo in nella Cursed Room e possiamo cominciare. Non penso che avremo particolari problemi, anzi sì. Comunque, iniziare con questa difesa ci ha aiutato non poco. L'unico limite di Kaino è praticamente che spara da un occhio solo, a meno che non trovate particolari potenziamenti tipo il Blood Clot o il Chemical Peel forza. Quindi il suo danno viene sopperito dallo scarso Tears Delay, che per fortuna abbiamo distrutto prima il barile esplosivo, altrimenti spawnando penso che aspettate che sono un attimo in difficoltà, quel baccello avrebbe fatto esplodere il barile magari in faccia nostra spawnando. Ok, attenzione, crepa. Allora, io non ho ancora fatto fuori questi. Ah, maledetto, è quel ragnetto che li spawna, oltre a quelli che erano già spawnati normalmente. Ah, ho preso soldi per sbaglio, non volevo. Allora, almeno ci abbiamo fatta fino alla boss rush, quindi prendiamoci solo un po' di calma. Non siamo più soverchiati ai nemici. Avevo scambiato il torso per un minion, per un mostro, mi stavo spaventando. Ah, ok, l'abbiamo ucciso per sbaglio. Ora, smettiamo di prendere soldi a bugie. Ora, vediamo, c'è qualcosa che potrebbe interessarci? Le mosche? Non lo so. Le mosche potrebbero essere molto utili per la grid mod. Allora, siccome ormai ne abbiamo prese un bel po', e sì, quindi sarebbe abbastanza inutile usare Iera su questo piano. Prendiamole tutte adesso e potenziamoci. Poi se trovassimo Iera al prossimo piano potremmo comunque usarla su tutte le monete. Ah, peccato che questi nemici volano. Ok, tanto è il champion semplice, poi non ho nemmeno l'ansia di dover salvare le monete. Ah, questo è l'unico attacco che ci può dare problemi se li stiamo, perché per evitare il doppio brimstone, ok, siamo costretti a stargli davanti alla faccia. Però ok, questo ci espone al suo attacco normale. Mosche, molto bello, soprattutto contro grid. Se ci teniamo questo oggetto attivo ci salverà la vita, perché ogni minion che ammazzeremo ci potenzierà. Last, no, becca di sta moschina, Last, maledetta. Ok, quindi almeno questo champion di Larry si compenetra, o in generale Larry nelle sue varie sezioni, se è diviso si compenetra, però almeno è bello sapere che non si compenetra con gli altri boss, quindi mi solleva molto questa cosa. Allora, ok, ma queste monete quando sono spawnate? Non dovrebbero di norma spawnare con... Aia... Con la Devil Rush, non so come
chiamare esattamente la boss rush del diavolo. Allora, facciamo così. Prendiamo questo e poi questo. Ci siamo garantiti 9 vite, perché comunque la vita di Caino è bassa dall'inizio, quindi non ci abbiamo perso molto. E magari riusciamo a diventare capi. Quindi il cap per il barattolo dovrebbe essere 20 mosche. Buono. Quindi potremmo avere dall'inizio un bel numero di mosche. Ora, il livello critico per me è sempre questo. Sopravvivere alle cage è sempre un problema per me. Ma vediamo cosa possiamo ricavare da questo pulsante. Un cuore, abbastanza inutile in questo momento. Ah, prendiamo. Facciamo così, prendiamo una chiave, un soul heart. Allora, questo dovrebbe essere, sì, il Little Chubby. Poteva andarci meglio, però. Ma in realtà non avevo bisogno di usare le mosche adesso. Anzi sì, perché adesso diventano teschi. Forse ho fatto la cosa migliore. Ok, voi siete solo noiosi. Noiosissimi, anzi. Ah! Forza, forza, forza. Ok. Non facciamoci sopraffare. No, io devo eliminare questo al prima, il prima possibile. Oh! No! Ok, mosche, mi avete rotto. Tanto il cap di 20 si raggiunge subito. È inutile conservarsele per niente. Attenzione. Oh, oh. Ecco, questa mi ha proprio sorpreso. Non pensavo ce ne fosse un altro. Avrei dovuto aspettarmelo. Ok. Sangue ci aiuta più del previsto. Crepa, devi morire. No. Ah, erano due addirittura. Prendetelo. Ok. Ok, ok, ok. Uff. Siamo. Facciamo così. Prendiamo giusto due monete. Ok. Lo sapevo io che ci sarebbe servito. No, no, il Mega Rag. Odiosissimo Mega Rag. Ah, scusate se sto un attimo in silenzio, ma questo boss è fragilissimo, è vero. Però quelle pallette immortali sono sempre una rottura di scatole. Infatti, fatto bene a prendere il soul heart. Ah, ah, ah. È così fragile che potremmo anche distruggerlo con il black heart. Però preferisco di no, magari. Dai, vuoi crepare? Ok. No, non è morto. Allora, The Wretched pure è molto fragile, quindi potremmo farlo fuori. Maledizione. Ok, ce la possiamo fare. Basta un attimino di attenzione. Oh! Crepa! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fatta! Ce l'abbiamo fattissimo! Grande Caino! Peccato che non abbiamo trovato macchinette. Ok. Uff. Allora, direi anche per questo piano di lasciar perdere Iera. E di concentrarci sulla difesa. Tanto non c'è niente di particolare che vorrei prendere in questo momento. Ok. Lasciamoci 5 monete giusto per il prossimo piano. Ah, ok. Niente di problematico.
Basta farci inseguire e farle finire sul sangue. No! Mosche! Gatti e Serbol non ci sta servendo a molto, perché con la difesa scarsa che abbiamo non mi sento proprio sicurissimo a utilizzarlo come palla ferrata. Ah, ok, ce l'abbiamo fatta. Oh. Madò, quanto odio questo. Proprio una cosa orribile da inserire qui. Ok, l'abbiamo fatto fuori. Allora, aver preso Guppy's Body ci dà dei determinati vantaggi, ovvero patti con Satana gratis. Perché adesso noi risorgiamo. Abbiamo sprecato una vita, ma possiamo risorgere. E prendiamo un altro Soul Heart, perché no? Ormai. L'imboscata me l'aspettavo. Che cosa? Ah, era rimasto il corpo, ok. Ora, io punto tutto sul trovare almeno un altro pezzo di Guppy per trasformarci. Bloodclot, ok. No, ok, non ci ha risolto il fatto di sparare da una sola lacrima, però almeno l'effetto viene applicato all'occhio sinistro. Quindi non abbiamo soldi, però abbiamo 8 vite. Abbiamo dei Soul Heart, abbiamo BFF, ma non credo che ci serva. Dovremmo puntare più su Hive Mind con la build che stiamo cercando di costruire, insomma. Allora, vabbè, cominciamo. Tanto la parte più critica, per me almeno, perché Gates, ripeto, io lo odio, l'abbiamo passata, quindi possiamo stare un attimino, un pelino più rilassati. Facciamo fuori questo perché lo odio. Oh, mi stavo per incastrare. Aia! Mosche, ve la siete voluta voi. No! Ok, dobbiamo stare molto molto attenti adesso. Oh, no, questo è stato molto molto vicino. Quindi i nemici che uccidiamo con le mosche credo che non contino come uccisione. Voglio dire, non ricaricano il barattolo a quanto pare. Vediamo. No, non ricaricano il barattolo, ok. Allora non lasciamoli riempire l'area di mosche, che se no è la fine. Ok. No! Allora, adesso cosa possiamo fare? Immagino che sia fuori discussione anche qui usare Iera, nel caso la trovassimo, quindi. Allora, io prenderei a questo punto il fungo e nient'altro per il momento, perché non abbiamo. Ci basterebbe una moneta, che non abbiamo, ok. Però mi ritengo Bighorn, ok, mi ritengo più che soddisfatto. Abbiamo anche, ci siamo anche aumentati di un HP. Cosa mi ha colpito? Ah, c'era la fiamma. Va bene, in ogni caso possiamo risolvere, quindi niente paura. Dov'è? Ok, oh. Oh, madonnina. No! No, no, devi crepare il prima possibile. Ok. Ok. Ce la possiamo fare. Ok.
Bastardo. No! Va bene. Allora, cos'era questo suono orribile? Allora, speriamo di arrivare a 10. Ok, siamo arrivati a 10, quindi adesso possiamo... Ah, cazzo, questo ha reso inutile l'HP up. Prendiamo una chiave. Un soul art. Ecco, adesso comincio a riconsiderare il fatto di non aver preso... di non aver preso, come si chiama? Questo, insomma, BFF. Va bene. Allora, ricominciamo. Dove sei? Maledetto, io odio Gurdy, non mi piace per niente Little Gurdy. Allora, ora esce qua e glielo spariamo in faccia. Cerchiamo di prendere meno colpi casuali perché quelle fiamme sono state proprio... Non mi ero accorto di stare sulla fiamma, prima ho preso danni inutili. Mi ha rovinato proprio la tattica. Ok, fuori uno, fuori due. Lui con un po' di attenzione possiamo farlo fuori facilmente. Attenzione. Magari cerchiamo di prenderlo dalla distanza. Forza. Ok, magari se trovo una strettoia dove mettermi. Il fatto è che appunto lui spara anche, quindi questo è il problema. Crepa. Ok, ce l'abbiamo fatta. Ora ci manca... Questo è un bel problema. Va bene, allora carichiamo il nostro Little Gurdy. Ecco, lo sapevo io. Allora mettiamoci qua, perché non ci raggiungono. L'unica cosa di cui dobbiamo preoccuparci appunto sono le moschine che evocano e i proiettili, ma non dovremmo avere particolari difficoltà data la loro larghezza. L'unica cosa appunto è... Ok. Non essere presi con i colpi. Va bene, abbiamo vinto. Abbiamo vinto ormai. Oddio. Fantastico. Allora, ora siamo gappi e torniamo in vita. Ok, abbiamo perso il contract, però abbiamo guadagnato molto di più. Quindi adesso facciamo questo. Siccome avevamo un cuore gratuito da prendere, abbiamo due bombe, quindi possiamo fare questo. No, proviamo al prossimo piano, magari ci sono i shopkeeper, quelli speciali con le monete. Allora, c'è niente qua di utile? No. Non mi va nemmeno di sprecare le uniche due bombe per cercare delle stanze segrete. Vediamo cosa c'è qua. Jesus Juice. Buono. Danno range. Quindi... Quindi abbiamo mezzo cuore gratuito. Ok, ne approfitto per potenziare anche il negozio. Andiamo di qua. Ecco, come perdere il soul art al volo. Mi dispiace che mi abbia levato 3. Va bene, no, ho troppo poca vita per giocare con lui. Allora, però abbiamo recuperato una bomba. La uso qua, vediamo che possiamo ricavarne. E ho perso la chiave. Ecco, io sono un idiota perché adesso ho perso la chiave che era scontata. Però, ok, Hive Mind ci interessa. Possiamo anche sfruttare il nostro volo per metterci in salvo. Quindi cominciamo. Oh. D-
Dai, esci fuori. Che irritazione. Ok, mi metto qua. Datemi a fanculo. Eh no. Ecco, adesso inizia a farsi pericolosa perché ci sono gli occhietti col laser. Ah, peccato che non abbiamo i colpi fantasma. Crepa! Oh! No, 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 questi li odio, troppi colpi casuali. Aia! Ok, sfruttiamo le mosche. Mettiamoci un attimino qui all'angolo. Certo, se trovassi il New Leaf sarebbe fantastico. Naggia. Oh, cos'è questo lag? Ok. Allora, facciamo così. 3. Poi prendiamo 2 monete. E prendiamo la chiave. Ma che sfiga, cioè stiamo facendo la run con Caino e non sta capitando neanche. No. No. Curse of the Tower, no. Ok. Siamo pronti. Non c'è capitata nemmeno una macchinetta, stavo dicendo. No. Non so perché stia laggando, aia, così tanto oggi. Purtroppo ho avuto dei problemi con il computer e quindi ho fatto le dovute, ho fatto le dovute scansioni, ma vediamo perché non mi sembra che stia continuando ad andare meglio. Devo, dopo che finirò di girare questo episodio, vedrò di sistemare al meglio tutto quanto. Va bene, questo. Quello è un HP up. Però noi vogliamo questo. Questo è un must per avere gatti. Allora, ci siamo fatti fregare da Loki. Ok, uno l'abbiamo fatto fuori. Cerchiamo di non farci prendere da colpi casuali e di non buttare questa run nel cesso. Ci basterebbero degli HP up. Quindi credo che d'ora in poi, dato che siamo comunque gappi e questo è già un bonus enorme più il Lamp of Call, ci concentreremo penso proprio sugli HP up. Allora, pronti? Oh, cuore di mamma. Ecco, questo era qualcosa che non volevo. Forza, 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 ce la possiamo fare. Per fortuna qua non levano un cuore intero, quindi vai a cacare. Ce l'abbiamo fatta. No, ancora tu sei stancante però. Allora, adesso questo dovrebbe essere Spirit of the Night, che ci darebbe le lacrime spettrali. Andata. Andata. Quindi ci dà volo e lacrime spettrali, però è utile, insomma. Ah, il Cube of Meat, va bene. Troppo tardi ormai. Continuiamo, spero di non star facendo una cazzata a sprecare le mie vite in più, ma sapete com'è, se già hai un cuore solo potrebbe semplicemente trasformarsi in un loop di sconfitte, quindi preferisco usare quei cuori per i patti. Buono. Buono, buono. Lo shot speed ci aiuterà a fare molte più mosche. Allora, ora dobbiamo solo essere intelligenti. Ok, questa è scontata anche. Intelligenti e usare le coperture a nostro vantaggio. Possiamo anche fare questo. X-Lax. One makes you smaller. Bello. Buono, buono, buonissimo. Ok. Adrenaline.
Adrenaline, anzi. Allora, questo dovrebbe aumentarci le stats man mano che... dovrebbe funzionare più o meno come il Bloodlust. Nel senso, ci aumenta le statistiche man mano che prendiamo colpi. Ma il fatto è che questi bonus sono permanenti, più è bassa la nostra vita. Quindi è una fusione fra War of Babylon e Bloodlust, insomma. Guardate quanti danni facciamo adesso. Io potrei mettermi anche qua facendo attenzione ovviamente al... usiamo le mosche, facendo attenzione al fuoco. Ok, andiamo a prendere... oh, i ragni. Non si vede niente. Per fortuna le nostre mosche funzionano anche un po' come scudo. Oh no, i vis. Levis. Andate a cacare. Hive Mind è stata la svolta. Abbiamo fatto fuori subito. Oh no. Facciamo attenzione. Ah, dovremmo stare lì in teoria sopra la testa. Non dovrebbe fare il Brimstone, se non ricordo male. Ok, fatto fuori. No. Allora, possiamo fare così. Non dovrebbe prenderci in questo modo. Dovrebbe, anzi, buggarsi. Ok. Blocchiamoli qua. Vieni qua, vieni, bastardino. Niente di più facile. Ok. Allora, qui abbiamo Cube of Meat e The Contract. Allora, prendiamo questo. No, avrei dovuto prendere la moneta, va bene. Una difesa in più non fa mai male, soprattutto quando hai solo un cuore di vita. Ora. Ora. Prenderei un bel HP up e un altro HP up. No! Il Raw Liver, che palle. Va bene, continuiamo. Tanto siamo ormai alla fine. Manca solo un livello ed è quello dove si possono prendere più colpi casuali in assoluto. Soprattutto nella boss fight finale. Ok. Se avessimo il default di... oh! Ok, quindi... se dovessimo per caso averne bisogno, qui abbiamo dei cuori gratis. Dovrei ricordarmene. Ah, che stress. Quindi abbiamo un altro HP up assolutamente da prendere. Tanto non ci servono più le chiavi. Vabbè, in realtà il Lockfoot non dovrebbe avere effetto su questa macchinetta. Ok. Che succede? Sì, vabbè. Facciamo fuori in 2 secondi. Spam. Dai, io posso anche mettermi qua. E chi se ne frega. Possiamo tanto avvalerci delle mosche per salvarci. Eh no, io mi rimango qua. Non si avvicinano, vero? Devono prendere l'aggro. Aia! E io mi metto. Mi proteggo qui. Tanto abbiamo i colpi spettrali. Chi se ne frega. Ecco qua. Facciamo molta attenzione. Ok. No! No, come ha fatto a prendermi? Allora, facciamo così. Allora, abbiamo abbandonato l'idea di trovare un'ughiera e sfruttiamo questo per aumentare gli HP e anche curarci.
perché il cuore ti cura tutto quanto. Che fortuna! Va bene, non tanto. Allora, niente di più facile. Allora, questo basta avere un attimo di attenzione. Ok, partiamo con la... Eccola qua, la boss fight che temevo. Però basta starmi qua. A meno che non mi prende col colpo laterale, dovremmo stare al sicuro. Ok, vediamo cosa c'è qua. Il tarot non ci serve. Praticamente ci aumenta, ci raddoppia l'effetto delle carte. Quindi non credo proprio sia il caso. Stiamo portando pochissime monete questa volta alla grid machine. Spero di non pentirmene. Spero proprio di non pentirmene. E si va. Aia. Ecco, se avessimo Gimpy sarebbe fantastico. Allora, noi adesso non dobbiamo assolutamente morire, perché altrimenti ripartiremo solo con un HP. E noi questo non lo vogliamo. Non abbiamo niente per difenderci. Quindi adesso le nostre lacrime spettrali sono diventate inutili. Però abbiamo a nostro favore la distanza di tiro. E le mosche in più. Ah, cosa mi ha colpito? E le mosche in più che possiamo generare anche. Quanto vorrei un... almeno un riparo sarebbe fantastico. Però li stiamo levando, cioè, molto più di quanto pensassi. Non facciamolo curare. Forza. Non voglio assolutamente perdere. No. Oh, penso che ci abbia salvati il Cube of Meat. Facciamo fuori Minion, così ricarichiamo le moschine. Crepa. In realtà... Aia, cosa mi ha colpito? Mi interessa che apra le porte, perché così possiamo, appunto, ricaricarci altre moschine e fargli molto, molto più danno. Però non credo che questo ci porterà a mettere molte monete questa volta. Abbiamo preso troppi colpi e ricordiamoci che Grid assorbe le monete. E in più si cura quando prende le nostre monete. Dove? Siamo vicini. Mi immagino già quando... Sto già pensando a quando faremo la Ultra Grid Mode. Già stiamo attenti ai ragni. Attenti pure a queste monete, perché sennò siamo fottuti. Ok, sta andando bene. Dobbiamo solo non prendere colpi casuali. Non dobbiamo essere pirla. Vai, Little Girlie. Renditi utile una volta tanto. Ok, ricarichiamo l'attivo. Ah, e ce l'abbiamo fatta. Con pochissime monete. Ok, abbiamo sbloccato un potenziamento molto utile. Quindi, l'episodio finisce qui. Noi ci vediamo alla prossima. Ricordatevi di lasciare un like, di iscrivervi al canale se vi è piaciuto il video, commentare, attivare la campanella delle notifiche e soprattutto iscrivervi alla pagina Facebook Wasteflashrottened, in modo da rimanere sempre aggiornati. E noi ci vediamo alla prossima, a presto.